Ciao a tutti, eccoci qui ancora una volta su F1 2019 per un nuovo episodio che tratterà il secondo round, la gara 2 del secondo round della stagione di Formula 2 2018. Corriamo in Azerbaijan e in gara 1 siamo andati bene, molto meglio rispetto alle qualifiche dove ci siamo qualificati solamente in 19ª posizione. Abbiamo fatto una bella rimonta, abbiamo fatto dei bei sorpassi nella fase iniziale e siamo riusciti ad avere una gestione ottimale delle gomme che quindi non hanno rappresentato un problema come invece era successo in Bahrain. E nel finale del primo stint abbiamo avuto il grandissimo aiuto da parte di Alessio Lorandi, del nostro compagno di squadra, che come il miglior Bottas si è messo a fare da tappo a Maximilian Gunther, e che andava ne aveva molto di più di Lorandi, però se l'è trovato dietro nella zona guidata più guidata della pista e gli ha fatto perdere tanto tempo e ha consentito a me di raggiungere entrambi, di raggiungere sia Gunther che Lorandi, appunto di guadagnare quella che poi è stata la decima posizione. E quindi grazie a questo grande gioco di squadra del mio compagno di squadra Alessio Lorandi sono riuscito poi a tenere la decima posizione, non senza fatica, per tutto il secondo stint. Alla fine abbiamo racimolato, eccolo qui, un punticino. Noi siamo a Rumeni, come sempre, perché nella modalità campionato purtroppo non ti fa correre col tuo nome. Comunque abbiamo mosso la classifica e adesso ci aspetta una gara 2 dove partiremo dalla decima posizione. Ci basta guadagnare due posizioni per andare a punti anche in gara 2. Ed è fattibile. Andiamo a vedere un po' le strategie che ci consigliano. Sono 21 giri con le gomme medie che dovrebbero, le gomme più dure dovrebbero durare senza troppi problemi, appunto per 21 giri. O se no c'è la tattica dai pit stop e montare poi le gomme morbide, però assolutamente è sconsigliata, non conviene e penso che non la farà nessuno. Quindi partiamo così con una strategia a zero fermate. Luci rosse che si stanno per accendere, la gara sta per partire. Via, un buono spunto, un ottimo spunto. O forse Russell davanti che è partito male. Il pilota ci tocca da dietro. Io ho sentito uno che mi toccava da dietro. Norris ci ha affiancato. Ma ci riprendiamo il decimo posto. Molto disciplinati qua i piloti controllati dalla CPU, non hanno fatto incidenti, molto più disciplinati di quelli reali, che invece qui a Baku causano sempre dei disastri. Non affondiamo qui l'attacco su Russell perché ci avrebbe chiuso e anche perché avremmo quell'asso nella manica di quella curva a destra. Ah, però ci proviamo qua perché ha frenato molto in anticipo. E lo passiamo, siamo noni, bene. Dicevo, c'è quella curva a destra che mette il rettilineo principale dove gli avversari vanno veramente piano, arrivano a lasciare l'acceleratore, forse addirittura a frenare in quel punto che invece noi facciamo in pieno e lì guadagniamo veramente tanto. Quindi la maggior parte dei nostri sorpassi eventuali probabilmente li faremo lì, un punto tranquillo, sicuro dove passare, perché poi c'è tutto il rettilineo dove prendere la scia ed eventualmente il DRS. Ecco qui, ci stiamo avvicinando a quella curva a destra, questa qui. Guardate quanto rallentano gli avversari, lentissimi. Guardate quanto andiamo a guadagnare senza DRS. Arrivano ad attaccare il Mirai Fukuzumi, cercare di portarci all'ottavo posto che garantirebbe un punto. Siamo all'interno. Lo fai sembrare facile. Siamo all'interno. E sorpasso completato. Siamo in zona punti. Una bella staccata, pulita, efficace. Ci sono bandiere gialle, un pilota forse si sta ritirando dietro di noi.
DRS aperto. Delle tre, un altro ritiro per lui. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Ma l'ha finita una gara delle tre, mi sa di no. Vicinissimi a Ghiotto, vicinissimi un po' a tutti perché c'è un trenino lì davanti. Nessun pilota riesce ad andare via, a scappare. Quindi abbiamo potenzialmente tutti i nostri avversari a portata di mano, ma non dobbiamo lasciarci ingolosire col rischio di commettere errori. Non dobbiamo fare niente di rischioso. Sarebbe bello adesso riuscire a superare Ghiotto, mi sa che ce la possiamo fare perché guardate quanto ho perso. Adesso noi avremo il DRS, lo avrà anche lui certamente, perché è vicino al pilota davanti. Mi sa che però non ci riusciamo. No, troppo rischioso provare qui. Occhio che qui siamo molto vicini a Ghiotto, siamo vicinissimi. Vediamo se mi lascia spazio. Strettissimo. Me ne ha lasciato veramente poco. Bello, che sorpasso. Però sorpasso l'abbiamo portato a termine. Occhio perché Ghiotto c'è ancora in scia. Noi andiamo a proteggere l'interno. E ci portiamo a casa anche questo sorpasso. Siamo settimi. Fantastico. Sto iniziando a capire come si guida su una pista che non è semplice, eh. Baku, attenzione che pista veramente tosta. Quindi se riesco a guidare bene qui vuol dire che veramente ho raggiunto un discreto livello di feeling. Gara 1 abbiamo accusato un distacco pesante perché dopo la sosta eravamo in zona punti, dovevamo badare solamente a tenere la posizione, a difenderci da quelli dietro, senza badare a quelli davanti che tanto erano imprendibili. Quello è il motivo del distacco accumulato. Qua invece siamo in piena lotta. Il passo degli altri lo stiamo tenendo. Prossimo avversario, Secchi Camara. Siamo usciti molto bene anche qui. Avremo scia più DRS, possiamo farcela. DRS che mannaggia si è aperto al secondo colpo. Ho dovuto premere due volte il bottone, ho perso qualcosina. E no, qui non c'è margine per provare il sorpasso. Il compagno di squadra è 7,7 secondi. Ma perché devo sempre premere due volte il tasto per aprire il DRS? Mannaggia. E a volte anche per cambiare marcia. Camara e Latifi sono in lotta, ci stanno facendo perdere tempo rispetto a tutti gli altri piloti davanti. Siamo usciti bene qui, attenzione, abbiamo un'ottima possibilità. Ottima possibilità, stavolta proviamo all'esterno. Tu Secchi Camara. Siamo ruota a ruota, DRS. Camera però oltre al DRS anche la scia di Latifi. Siamo in tre, attenzione, mamma mia, wow. Abbiamo qua un 3 wide addirittura, tutti e tre sulla stessa linea con... Oh, ci ha toccato, ci ha sterzato addosso Camera. Vediamo che anche da longboard del povero Latifi, che ha fatto un po' la figura di Riccardo Zonta in Spa 2000. Ah, forse sono io che sono arrivato lungo. Siamo un po' con l'ala danneggiata, se riusciremo... Cosa riusciremo a fare? Intanto ci andiamo... Andiamo ad attaccare anche Camera. Passiamo anche Camera, siamo quinti. Splendido, bella mossa.
Vediamo che la manovra di sorpasso su Secchi Camara, lui è uscito molto male dalla curva che mette a rettilineo del DRS. Abbiamo fatto un sorpasso abbastanza agevole. Sì, adesso è molto importante vedere l'ala, se quanto influisce questo danno all'ala sulla guidabilità della macchina, che per adesso sembra ancora discreta, la macchina sembra ancora abbastanza agile. L'auto non può sopportare altri danni del genere. E ha un po' più di sottosterzo rispetto a prima, noi adesso abbiamo fatto invece un sovrasterzo con Camara che ci sta attaccando. È diventata sottosterzante in entrata, sovrasterzante in uscita, l'abbiamo tenuta per poco, però adesso su Secchi Camara abbiamo l'opportunità di risuperarlo. Qui però perde, qui si perde un po', non sono riuscito ad avere una traiettoria ottimale. Però confido di riuscire a guadagnare qui, sì, riesco a tenere il gas aperto al 100% anche col danno all'ala e adesso posso provare a riprendermi la posizione. Una differenza di velocità molto elevata, poi c'è anche il DRS che si apre, non dovrei avere problemi adesso a superare Secchi Camara, addirittura prima della staccata, senza neanche bisogno di tirare la staccata. Secondo me la lotta sarà con questi ragazzi qua, perché i quattro là davanti secondo me sono imprendibili. Col danno che ho all'ala non penso di avere un passo da poterli andare a raggiungere. Intanto l'attacco all'esterno di Secchi Camara, noi gli chiudiamo la porta. Prova l'attacco proprio a fine rettilineo, noi gli dobbiamo lasciare lo spazio all'interno, ma tanto abbiamo poi favore di traiettoria, infatti si riaccoda. Così come interessante questo attacco di Secchi Camara, che forse riuscirà a portare quello lì d'attacco all'interno di Secchi Camara. Gli dobbiamo lasciare spazio, ma come al solito, come abbiamo capito, che non è tanto pericoloso qui Secchi Camara. Nico Cari ritiro, ma è incredibile, ma si ritirano sempre gli stessi piloti, a ogni gara si ritirano gli stessi piloti. Nico Cari e lui delle tra mi sa che non hanno ancora finito una gara, ma è un bug a questo punto, è un bug del gioco che ogni santa volta si ritirano sempre e solo gli stessi piloti. Ma no, lì davanti fanno i giri record, quindi altro che problemi. Secchi Camara molto vicino, ma sappiamo che se anche ci dovesse riuscire a superare, noi poi lo ripassiamo a fine giro con l'ausilio del DRS, e tanto comunque qui non ci passa perché all'esterno riusciamo sempre a tenere, a portare una velocità sufficiente. Attenzione, Secchi Camara ci è molto più vicino rispetto ai giri precedenti, può qui seriamente arrivare all'attacco e ci passa e ci supera di slancio, però dobbiamo restargli incollati, abbiamo ancora la possibilità di riprenderci la posizione. E invece arriviamo lunghi, accidenti, quando inizia a forzare un po' fra ala rotta e gomme consumate. Ci attacca anche Russell adesso. Ci resta dietro però. Proviamo a ricucire su Secchi Camara, sempre comunque tenendo a mente che anche il sesto posto è comunque un discreto risultato, quindi non dobbiamo fare niente che rischi di farci perdere il nostro piazzamento a punti. E probabilmente abbiamo un'usura maggiore di quella dei nostri avversari, perché guardate Secchi Camara come si è allontanato, adesso ci si dirà anche George Russell.
Vediamo se arriva l'attacco all'esterno. Ma non passi qui all'esterno. Occhio, bandiere gialle, un pilota dietro di noi, mi sa, che ha dei problemi. Peccato che si ritirano sempre quelli dietro. O quelli dietro o quelli subito davanti che ti fanno perdere tempo. Alcune informazioni su Machino, si sta ritirando dalla gara. Machino si era ritirato anche in gara 1. Guarda un po'. Si ritirano sempre gli stessi. Occhio che Russell adesso è vicino come non mai. Potrebbe essersi tenuto l'asso nella manica nel finale, stiamo qui a vedere adesso. No, è abbastanza lontano, è abbastanza lontano. Penso che non riuscirà ad attaccarci qui alla staccata della prima curva. L'ultima occasione che ha di portare un attacco in questo punto, perché siamo all'ultimo giro. Ok, prossimo punto critico, ultimo punto critico, mi vedo quasi da dire, è esattamente questo rettilineo, dove potrebbe riuscire ad attaccarci perché è vicino, eh. Attenzione. Ci portiamo un po' al centro della pista. Lui decide di andare all'esterno. Deve desistere. Siamo un po' lunghi qui noi. Fortunatamente Russell era troppo lontano. E da qui in poi, se non facciamo errori, loro non ci passano, così come in gara 1. Nella seconda parte di gara il nostro passo è un po' calato, ma sicuramente colpa anche dell'alettone danneggiato, che oltre a darci un po' di sottosterzo ci ha anche fatto consumare le gomme anteriori un po' più del normale. Secondo me senza il danno all'ala potevo finire molto meno staccato. Chiaramente non avrei ripreso i primi 4. Attenzione, ha vinto Markelov. Era primo De Vries per tutta la gara, invece ha vinto Markelov. Mentre noi qui siamo in sesta posizione, abbastanza sicura, perché Russell dietro è lontano. E andiamo a prenderci un ottimo sesto posto. Bene, bene, bene. È la fine della gara, ci vediamo nel palco chiuso. Ordinario, una domanda per te, Davide. Chi è il pilota del giorno, a tuo parere? Penso che sceglierò Arjun Maini. Wow, di nuovo. Il team è stato in gamba a tenerlo nel gruppo con una strategia impeccabile, ma sta al pilota a approfittare delle opportunità. E lui ci è riuscito con grande abilità. Ottimo, quindi siamo stati votati per due volte su due gare qui a Baku il Driver of the Day da parte di Davide Valsexy, con quindi veramente due buone prestazioni. Anche questa volta qui abbiamo recuperato da decimo a sesto a son di sorpassi nella parte iniziale di gara. Poi dopo un danno all'ala per un contatto con Sechi Camara ci ha impedito di provare a proseguire la nostra rimonta, ci ha costretto a doverci difendere invece dai piloti che sopraggiungevano alle nostre spalle. Anche stavolta abbiamo fatto un bel catenaccio, perché noi siamo finiti sesti, staccati di 19 secondi dal vincitore. E andiamo a vedere un po' il pilota che è finito quattordicesimo, ci è finito staccato di 3 secondi da noi, quindi vuol dire che abbiamo veramente fatto un gran bel catenaccio. Il nostro compagno di squadra Alessio Durandi ha concluso in sedicesima posizione, ma lui vanno ancora rinnovati i ringraziamenti per il grande favore che ci ha fatto in gara 1, quando bloccando Maximilian Gunther ci ha consentito di arpionare il decimo posto. E ritirati i soliti tre, Machino, Cari ed Eletra. Non finiscono una gara questi ragazzi. Machino forse in Bahrain aveva finito un paio di gare. Dell'Eletra sono abbastanza sicuro che non è ancora mai arrivato al traguardo in tutta la stagione, e forse anche Nico Cari, neanche Nico Cari. Mua. La gara quindi è stata vinta da Artem Markelov con De Vries secondo. È stata una bella volata, perché De Vries è finito dietro di soli tre decimi, poi Fuoco terzo e Albon in quarta posizione. Andiamo a vedere la classifica di campionato, dove Albon e Russell sono primi a pari merito a quota 48 punti, poi c'è Fuoco 37, Markelov 35, De Vries 34, Ghiotto 30 e noi, il nostro nome, o meglio il nome di Arumeni, che siamo noi, che però F1 2019 non ci fa correre col nostro nome nei campionati Formula 2, mannaggia loro,
Comunque il nostro nome, tra virgolette, nostro nome, diciamo, è finito, è risalito nella prima pagina, bene così, siamo addirittura a quota 5 punti, quindi il sesto posto ci valeva addirittura 4 punti, non 3 come pensavo io prima. Siamo a un solo punto dal nostro compagno di squadra, con tutti i presupposti per migliorare ulteriormente la nostra posizione in classifica, già a partire dal Gran Premio di Barcellona. E quindi l'appuntamento è per il prossimo video. Andiamo a vedere anche la classifica squadre, giusto così per completezza. Adams conduce a 65, Hart 55, Russian Time 43, Carlin 40. Noi siamo a 11, siamo sempre in penultima posizione, ma abbiamo staccato tantissimo la MP Motorsport e ci stiamo anche, non siamo neanche lontanissimi dall'Arden, e poi dopo la Team Campos, da Campos in su sono molto distanti, però diciamo che il nostro obiettivo può essere l'ottavo posto. Bene, con questa gara finalmente che ci ha visto protagonisti, ci salutiamo e appuntamento al prossimo video per il Gran Premio di Spagna a Barcellona.